Bravo, bravo, bravo. Vieni qui, come ti chiami? Bosco Giovanni. Bosco? Bosco? Ma sei figlio di Margherita? Sì, signore. Ah, non t'avrei riconosciuto. E tu non ti ricorderai di me. Eri tanto piccolino quando io venivo a casa tua, prima che morisse il tuo povero padre. Bravo, Giovannino. Chissà quell'uccellino quanto ti sarà riconoscente. Cosa leggi? Ah, il catechismo. Bravo, bravo. Allora vai a scuola. No, signore. No, come no? E perché? Perché mio fratello Antonio non vuole. O come sarebbe a dire non vuole? Dice che io devo lavorare nei campi con lui. Oh, ma è un bel tipo. Ma tu avresti voglia di studiare? Io sì. Sei proprio sicuro? Sì, sì. Sì? Beh, allora senti, uno di questi giorni vieni a trovare alla canonica, su, a Murialdo. Domanda di Don Calosso. Vedremo subito se hai voglia di studiare. E se sarà vero, parlerò io con tuo fratello. Hai capito? E poi lascia fare a me. Addio. Giovannino, non dimenticarti, ti aspetto. Va bene.
Margherita! Ciao, Michele! Andiamo alla fiera domenica? Sì, sì, andiamo! Vengo a prenderti alle 6, va bene? È troppo presto? No, no, va benissimo! Ciao, Michele! Bene, bene, in gamba, eh? Ciao, Margherita! È mia sorella. È quasi pronto. Siediti intanto. Hai appetito? Quando si lavora come lavoro io. Giovannino che si sbrighi. Appetito non ne dovrebbe avere per quello che fa il signorino. Buonasera mamma. Buonasera nonna. Buonasera Giovannino. Nonna, venite anche voi. Antonio! Gli ho già detto che di libri a tavola almeno non ne voglio vedere. Thank you.
pensiero subito. Questa stella di certo significa che è nato al mondo il Salvatore. Andiamo a cercarlo. Apposta per far dispetto a me. E non è la prima volta che ti diverti a darmi noia. E nemmeno l'ultima. Può darsi, ma questa volta una lezione te la voglio dare. Ma che lezione vuoi dare? Tu sei buono solo a fare la predica. Sì, Senti, se tu mi avessi parlato così qualche giorno fa, io ti avrei messo a posto con questi. Oggi invece voglio fare altrimenti. Cioè? Cioè così. Voglio farti vedere che a far prediche mi son fatto polmoni buoni. E che le gambe le ho migliori delle tue. Ma, non ho tempo da perdere. No, troppo comodo. Invece guarda, vedi quella bella strada laggiù? Ci faremo una bella corsa. Se vinci tu mi dirai buona nulla. Se vinco io... Sentiamo cosa farai. Se vinco io la predica, verrai a leggerla tu. Va bene, andiamo. Viaggio lunghissimo. Mentre camminavano, la stella andava sempre davanti come per insegnare il cammino. Prima di arrivare a Betlemme, dove stava Gesù bambino, passarono per la grande città di Gerusalemme. Non scole sed vitae discendum est. Celum non animum mutant tra mare currentes. Bravo, proprio bravo. Hai visto, eh? Noi abbiamo fatto in 5 mesi quello che gli altri fanno in 2 anni. Te lo dicevo io, altri 5 mesi e tu entri al ginnasio. Ma costa andare al ginnasio? Certo costa, ma lascia fare, qualche santo provvederà. Ma piuttosto non ci montiamo la testa e pensiamo al presente. Oh, per domani tu tradurrai da qui fin qui. Va bene. Hai capito? Thank you.
Si capisce? All'asciutto il signorino. Deve diventare un grand'uomo, no? E così a scopare siamo noi contadini, vero? Ma la vuoi finire di prendertela con quel ragazzo? Che cosa ti ha fatto, eh? Niente. Però dico che se dura ancora un po' questo tempo, di pane ce ne sarà poco quest'inverno. E quel poco se lo mangerà chi se lo sarà guadagnato. Ecco quello che ho. Guarda un po'. Sembra che esageri. Sente meglio? Oh, che cosa? Niente. Tra poco poi starò benone. Voi donne, andate di là un momento. Andiamo, vieni via. Senti, senti, prendi, prendi questa chiave di quel mobile là. Tutto, tutto quello che troverai lì dentro è per te. Ci sono 6.000 lire. 6.000 lire. Per te. Per farti studiare, né? Don Calosso, zitto, io... Zitto, zitto. Hai studiato la lezione per oggi? Sì. E allora mettiti al mio tavolo. Lì c'è il mio libro. Leggi. 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 Non nobis sed patriae vivamus. Multi non dominum. Dominus. 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 Mente hominis spectator. Non frontes multes simul. Povera creatura,
mi voleva bene come a un padre. Hai visto quei tre parenti come sono venuti di corsa? Saranno stati 10 anni che non si facevano vedere. Sì, Giovannino. Vieni un momento di là. Di un po', Giovannino. Don Calosso non ti ha consegnato niente prima di morire, eh? Non ti ha parlato di me, dei suoi nipoti. Mi ha dato questa chiave. È proprio quello che cercavo. Grazie. Beh, se proprio ha la vocazione. Ah, per questo non c'è dubbio. Va bene, mandiamola a Chieri. Lì la scuola c'è, il seminario c'è, ma le spese chi le farà? Qualche santo provvederà. Speriamolo, perché io con l'annata che abbiamo avuto, più di quanto ho fatto proprio non posso. È permesso? Avanti. Papà, manda questo per Giovannino. È grano. So che anche i vicini manderanno dei regali. Diventare un buon prete ne è anche troppa di roba. E adesso andiamo, che se devi essere a Chieri stasera non c'è tempo da perdere. Tu, Manona. Antonio. Ciao, Giovanni. E se mi sono sbagliato, tanto meglio. Al Brown, eh? Ecco la tua strada. Giovanni!
Queste sono 5 chili scarse. Dunque, riso 1,20, formaggio 2 lire, grano 2,50, lardine 50, sono 6 scudi, va bene? Eh? 6 scudi. Uno scudo, 10, 20, 30, 40, 45, 50. Questa è la ricorsa. Questa la geografia. Il dizionario e questa la grammatica latina. Quando avrai imparato tutto questo, sarai diventato un professore. Ciao. Lavoro e domani gli esami di licenza. Ma ti rovinerai la salute. Bene, bene. E mi pare che basti, eh? Dunque, Bosco Giovanni. Plusquam optime, eh? Bravo, Bosco. Il consiglio dei professori ti dà la licenza con la qualifica di plusquam optime. Grazie. Ed ora, cosa farai? Torni a casa tua? No, vorrei entrare in seminario. In seminario? I filosofi ammettono la verità di questa tesi, che cioè il desiderio di felicità è posto in noi dalla natura. È l'alfa e l'omega di tutti i nostri desideri. È il principio e il fine di tutta l'attività umana. Oh, allora, per la prossima lezione vi preparerete sopra il primo articolo del capitolo 4. E tu, Bosco, come al solito, raccoglierai e mi consegnerai gli appunti fatti sul quaderno,
Sì, signore. E adesso, come allo mio, non ti metterai subito a studiare. Vieni con me in cortile, fare quattro corse. No, non mi sento di correre. Ma non capisci che sarebbe l'unico rimedio per curare la tua debolezza? Andiamo. San Bernardino di Siena. Secondò valorosamente lo zelo della Beata Vergine Colletta. I frati minori che praticavano la loro regola sotto alcune clausole e dispense ottenute dalla Santa Sede portarono dopo il pontificato di Innocenzo IV il nome di frati conventuali. Bernardino, senza riguardo a questa specie di possesso, concepì il disegno di richiamare... Memoriam fecit meruviam suam, misericus et miserabar dominus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Benedictus Deus in donis suis, et Sanctus in omnium superbus suis, Spiritus et Regnus in seculum. Signore Torre, comorbo si sette mani. Salvo! Spiritum Sanctum, quorum remiseris peccata remittunt reis, et quorum retinueris retenta sunt. Stola innocentiae indo a te, Dominus.
promittis mi et successoribus meis reverentiam et obedientiam. Promitto. Pax Domini sit semper tecum. Amen. Festa oggi. Sicuro che è festa, è la prima messa di Don Bosco, il figlio di Margherita. Come mai sei qua? Non hai casa? Sì, ma... Beh, che cos'hai? Ho capito. Ne hai fatta una grossa e non hai il coraggio di tornare a casa. Non è vero che è così? Dimmi, come ti chiami? Carlin. Carlin. Dove abiti? Dimmi, dove abiti? Abita Carlin. Proprio lì. Grazie.
Buongiorno. È lei la madre di Carlin? Sì, perché? Venivo a trovarlo. È in casa? No, non c'è. Non c'è mai. Anche adesso sarà all'osteria. Ma entri, reverendo. E mettiamo bene anche. Perché ti scrossi? Ma adesso vuoi di qua, Carlin? Ma che prima era andata, devi stare lì. Ma ti sei allata! Carlin! Carlin! Dio, tua moglie! È lui! Carlin! 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 No! 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 Non gli fate del male! Non gli fate male! Ma no, no! Non gli fate male! Dunque, ti sei persuaso che lui non l'ha fatto apposta e che se tu non l'avessi provocato ora non saresti qui? Eh? Dimmi, ti sei persuaso? Sì, però lui non ma doveva... Ma che però, ti ripeto che lui è molto addolorato e tu non gli devi negare il tuo perdono. Ora vado a trovarlo in prigione e gli dirò che quando vi ritroverete vi stringerete la mano da buoni amici. Ehi, voi altri! Contaci! Su i piedi! Don Bosco, io vado a dire agli altri che lei è arrivato. Va bene. Ho una buona notizia da darti. Silenzio! A dove vi credete di essere? All'osteria? Rasa tirpe! Ma io l'ognuno che vuol confessesse. C'è nessuno che vuol fare la confessione. Non è a me che imputasse da moglie, Silenzio! Chiacati, un sulla grinta. Ehi là! Allora niente, nessuno. Tutti all'inferno. Ma è Don Bosco che confessa, eh? Sentito? Beh, ricordati di quello che ti ho detto e appena ti lasceranno libero, vienmi a trovare. Ciao, Luciano. Don Bosco. Ho sentito. È un condannato a morte. Lasciaci solo.
Metti le tue mani tra le mie. Così. Ti senti più calmo ora? E allora di con me. Ave Maria. Ave Maria. Grazia plena. Grazia plena. Dominus tecum. Dominus tecum. Benedicta tu. Don Bosco, utopie sono queste. Il mondo è fatto così. Ci sono i poveri, ci sono i ricchi. Eppure, mio caro Tonin, qualche cosa si deve poter fare. Ancora non l'ho bene chiaro in mente, ma sono sicuro che con l'aiuto di Dio ci riuscirò. Tu che fai lì? Che vuoi? Sei venuto a servir messa? No, non sono capace io. E allora? Cosa sei venuto a fare qui? Ma guarda un po'. Via, 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 via. Chi ti ha insegnato a entrare nelle sacrestie senza chiedere il permesso? Ti insegno io l'educazione. Via, 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 via. Tonin! Tonin! Ascolta! Non mandare via quel ragazzo. Tornati indietro. Tornati indietro. Vieni, vieni avanti. Ah, Tonin, ti pare questo sia il modo di trattare i miei amici? Suo amico? Ma certo! Che amico mio! Scusi, Don Bosco, non lo sapevo. Ah, Tonin. Ti volevano mandar via, eh? Come ti chiami? Bartolomeo Garelli. Hai papà e mamma? Oh, poveri. Lavori? Qualche volta. Cosa fai? Al muratore. Ah, il muratore. E alla domenica, cosa fai? Niente. Oh, male. Ma vedrai che d'ora innanzi ti troverò io il modo di passare bene la domenica. Sai leggere e scrivere? No. Conosci il catechismo? Ma insomma, qualche cosa saprai ben fare. Sai cantare? Già che sai. Finalmente! E ora all'aperto a giocare. Ah sì, è vero. Un momento. Fermi. Sentite, sono 6 mesi che l'oratorio è aperto e non vi dico i reclami e i guai che la vostra allegria mi ha procurato, specialmente quello dei giocatori di pallone. Intendiamoci, musi lunghi non ne voglio vedere, ma nemmeno troppi vetri rotti, eh? Beh, allora adesso siamo d'accordo? Sì. Allora andate a giocare. Andate a giocare. Vedi, Borel? Questo è uno spettacolo nuovo per te, ma è già qualche anno che ogni domenica me lo godo e Dio solo sa quanto mi costi di buona volontà metterlo assieme. Comprendo, Don Bosco. Se vuoi aiutarmi, come hai detto, non ti ci vuole, almeno per i primi tempi, che molta pazienza e buoni polmoni. Ah, sì, quelli sempre. Ecco, vedi per esempio adesso. Ehi, voi altri, laggiù! Io ci ho detto di non andare al di là di quel posto. Il prato non è nostro. Come ve lo devo dire? Benedetti ragazzi, scusi reverendo, è lei Don Bosco? Il commissario di Porta Palazzo vorrebbe parlarne se è possibile subito. Il commissario? Sì. A prescindere dal fatto che sia soltanto lei a capire e a giustificare l'assembramento di 500 o 600 ragazzi,
Qui ci sono delle denunzie scritte di onoratissimi cittadini che si ritengono danneggiati dalla condotta dei suoi ragazzacci, o birichini, come li vuole chiamare lei. E aspetta, gliene leggo subito qualcuna, va. Ecco qua. Informo vostra signoria illustrissima che il 12 del corrente mese dei ragazzi condotti da un prete hanno invaso, calpestato e rovinato un campo di mia proprietà per danni che ammontano alla cifra di 245 lire. Un'altra. Informo la signoria vostra illustrissima che un'orda di ragazzi ha devastato una siepe per la lunghezza di 50 metri. E poi ce n'è un'altra che è tanto carina. Eccola qua. Eccola. Ho dovuto constatare che la raccolta delle ciliegie nel frutteto di mia proprietà era già stata accuratamente compiuta. E la rispanno la lettura di tutti questi altri capi di accusa. Caro reverendo, io sono disposto alla massima indulgenza, ma prevedo che tutta questa gente, tutte queste lagnanze, finiranno col provocare l'attenzione della ragioneria municipale. Di questa ragioneria municipale che ha dimostrato fino ad oggi di saper tutelare con tanto appassionato zelo le sorti della tranquillità e dell'ordine cittadino. Non è, o miei signori, l'odio di parte che mi spinge, ma la difesa degli immortali principi che sono il presidio delle nazioni moderne. Nulla ci vieta di pensare che questo sacerdote, fedele alla politica del potere temporale, abbia intenzione di trasformare al momento opportuno questi suoi sfaccettati in un covo di cospiratori provvisti eventualmente di armi. Onde io propongo formalmente che si proceda a diligente perquisizione nella casa del teologo Giovanni Bosco. Ma guarda un po' come mi hanno ridotto la camera. E lei? Non ha detto nulla? Io? E cosa dovevo dire? Sì, quando li ho visti persuasi che le carte più compromettenti erano i conti del panettiere e del salumaio, ho proposto loro di pagarmeli, ma non hanno voluto accettare. Avanti. Cosa c'è ancora? Vieni. Fratelli Filippi, reverendo Don Giovanni Bosco, siamo dolenti di doverle comunicare decisamente una brutta giornata per il nostro oratorio. Desidera? No, non volevo disturbarla. No, dica, venga avanti. Un momento. Ecco, reverendo, mi avevano detto che lei cercava un nuovo posto per i suoi ragazzi. Sì, è vero, perché? Perché ho un mio terreno qua vicino, con una tettoia anche. Forse potrebbe fare il caso suo. Ah. È proprio qui a due passi, quando crede possiamo andare a vedere. Grazie, ci vengo subito. Ecco, vede, Don Bosco, i suoi ragazzi staranno riparati del sole e dalla pioggia. Il mio terreno va fin laggiù, poi a quella fila d'albe, poi a quel muro. È grande, no? Sì, il terreno va, ma a questa tettoia qui c'è tutto da rifare. Va, capisco che la buona volontà non ci manca, ma... Ma sì, è un'occasione per i ragazzi, i muratori, i falegnami avranno modo di farsi onore.
avanti, mamma. Eccoci qua. Beh, mamma, che ne dici? È grande, no? È grande, sì, ma manca tutto qua. Manca tutto. Mancano le comodità, ma l'essenziale c'è. E poi, guarda, c'è già lei. Guarda quanto è bella. Con l'aiuto suo e con quello tuo, vedrai come tutto qui si trasformerà. Alzati e lascia fare a me. Guarda come si fa. Vedi? Thank you.
suo libro, Don Bosco, e apprezzo molto le sue teorie, ma ho i miei dubbi sulla loro pratica. Eccellenza, sono io qua apposta per dargliene la dimostrazione. La proposta che lei ha fatto di condurre a spasso i 300 discoli della generala ha fatto tremare le vene ai polsi al nostro bravo direttore dell'Istituto Corrigendi. Ma ha pensato alla responsabilità che ci assumiamo? E se qualcuno fuggisse, per esempio? Stia tranquillo, eccellenza, nessuno fuggirà. Anzi, la pregherei formalmente di non mandare nessuna guardia, né travestita né in uniforme. Voglio assumere intera io la responsabilità. Si fidi di me, eccellenza. E va bene, voglio accontentarla. Grazie. Dunque, ragazzi, oggi io e i guardiani facciamo riposo. Don Bosco ha ottenuto da Sua Eccellenza il Ministro per voi un'intera giornata di libertà. Silenzio, silenzio! Ma intendiamoci bene. Giornata di libertà che avrà esattamente termine alle 5. 5, intesi, eh? Di raccomandazioni non ve ne farò che una. Pensate alla grande responsabilità che egli si assume. Va bene? Ed ora, caro Don Bosco, che il cielo l'aiuti. Attenti! No, no, grazie, lasci pur fare. Venite avanti con me, alla buona e allegri! Come ha veduto, ne mancano ancora 5. E lei è troppo ottimista, reverendo. Lei vede in questo fatto un semplice ritardo, io invece ci vedo una vera evasione. Mi permette di ricordarle che io conosco quei giovani. Non posso ammettere che loro abbiano voluto veramente fuggire. Quanto a me, trovo inutile aspettare ancora. I miei polli, reverendo, li conosco meglio di lei. Stia certo che non ritorneranno. E invece io sono certo che ritorneranno. Tanto meglio, e allora li aspetti qui. Buonasera e buona fortuna. Buonasera.
faccio voti che lei campi tanti e tanti anni. Ma il giorno in cui ella venisse a mancare, che cosa ne sarebbe delle sue opere? Ecco, veramente io avrei pensato di formare un gruppo di persone improntate al mio spirito, che vivessero fin da ora con me nell'oratorio. Ma se il governo soppresse molte congregazioni religiose e pensa di sopprimerne ancora, come si può pensare a fondarne delle altre? Lasci fare, che la legge di soppressione la conosco bene. Essa non le reca nessun impiccio. Basta che lei costituisca una società in cui ogni membro conservi i suoi diritti civili, sia soggetti alle leggi dello Stato, paghi le tasse e via dicendo. Nell'oratorio di San Francesco di Sales e nella camera del sacerdote Giovanni Bosco, da lui convocati e lui presente, si radunavano il sacerdote Lasonatti Vittorio, Savio Angelo, diacono, Rua Michele suddiacono, Cagliero Giovanni, Francesia Giovan Battista, Provera Francesco, Divarello Carlo, Lazzero Giuseppe, Bonetti Giovanni, Cerruti Francesco, Durando Celestino, Chierici, allo scopo di suscitare e conservare lo spirito di vera carità che richiedesi nell'opera degli oratori per la gioventù abbandonata e pericolante, e perciò stabilivano di erigersi in società. Il 18 dicembre dell'anno del Signore 1859. Avanti! Oh, sei tu, Rua? Come, Don Bosco? Ancora un viaggio? Sì, ma questa volta non sarò io a farlo. Ricordi quel sogno che io ho fatto tanto tempo fa di quei selvaggi in terre strane, misteriose, che alla presenza dei nostri sacerdoti gettavano le armi, si inginocchiavano e pregavano con loro ai piedi di una grande croce? Sì, ricordo benissimo. Bene. Sono mesi e mesi che io ho passato chiedendo alla provvidenza di illuminarmi sul significato di quelle visioni. Oggi le mie preghiere sono state esaudite. Guarda, leggi. Il console dell'Argentina mi invita ad inviare dei nostri sacerdoti in Patagonia. In Patagonia? Laggiù la parola di Cristo non è ancora arrivata, ma ci penseremo noi a mandarla. Ci vogliono dei giovani audaci, entusiasti, pieni di fede. Ho detto che ci volevano dei giovani audaci, entusiasti, pieni di fede. Ed è per questo che ho scelto voi, che ho scelto te, Cagliero, te, Fagnano, Cassinis, Tomatis e Allavena. E voi, coadiutori e maestri d'arte, voi, benché poco numerosi, sarete come il biblico granello che germogliando darà origine ad un grande albero. Andate. Ancora una volta vi raccomando con particolare insistenza la dolorosa posizione di molte famiglie italiane che vivono disperse in quelle terre. Per esse, cui la sventura o la miseria a posto in terra straniera, siate come fratelli.
Vedi, oramai anche a camminare faccio metà con te. Ma, caro Rua, fra poco sarai solo a fare tutto. Sono tanto stanco. Ma perché non si prende un po' di riposo? Riposo? Sì. Le mie vere vacanze stanno per cominciare. Oh, Don Bosco, cosa dici adesso? Sì, a Don Bosco non resta che fare una buona conclusione. Siediti, siediti, Rua, e non ti spaventare. Le fatiche e i sacrifici saranno molti, ma pensa che qui siamo nella piccola cascina Pinardi, dove 40 anni fa la mia buona mamma, entrando per la prima volta e guardandosi attorno preoccupata, diceva: manca tutto qui. Aveva ragione, sai. Ma lei era già lì ad attenderci. A lei mi sono rivolto mattina e sera. E tutto quello che si è fatto è opera sua. Anche quello che resta da fare e che farai tu e gli altri dopo di te sarà opera sua. Gli oratori, i laboratori, le scuole, le missioni andranno moltiplicandosi e voi sarete migliaia e nuove città e nuove terre vedranno la vostra opera di bene. Tu mi guardi come 40 anni fa mi guardava qualcuno che mi credeva pazzo, ma però tu sai se ho avuto ragione io. Credi a me, la chiave del segreto è sempre questa: lavorare e pregare, lavorare e pregare.
e con quello tuo vedrai come tutto qui si trasformerà. Alzati e lascia fare a me. Guarda come si fa. Vedi? Thank you.
vedi, oramai anche a camminare faccio metà con te. Ma, caro Rua. Vieni, vieni avanti, mamma. Eccoci qua. Ecco, mamma, che ne dici? È grande, no? È grande, sì, ma manca tutto qua. Manca tutto. Mancano le comodità, ma l'essenziale c'è. E poi, guarda, c'è già lei. Guarda quanto è bella. Con l'aiuto suo e con quello tuo, vedrai come tutto qui si trasformerà. Alzati e lascia fare a me. Guarda come si fa. Vedi? Non ve ne farò che una. Pensate alla grande responsabilità che egli si assume. Va bene? Ed ora, caro Don Bosco, che il cielo l'aiuti. Attenti! No, no, grazie, lasci pur fare. Venite avanti con me, alla buona e allegri!
Ciao Margherita! Ciao Michele! Andiamo alla fiera domenica? Sì, sì, andiamo! Vengo a prenderti alle 6, va bene? È troppo presto? No, no, va benissimo! Ciao Michele! Bene, bene, in gamba, eh? Ciao Margherita! E mia sorella! È quasi pronto. Siediti intanto. Hai appetito? Quando si lavora come lavoro io. Giovannino che si sbrighi. Appetito non ne dovrebbe avere per quello che fa il signorino. Buonasera mamma, buonasera nonna. Buonasera Giovannino. Nonna, venite anche voi. Antonio! Gli ho già detto che di libri a tavola almeno non ne voglio vedere. Allora niente, nessuno. Tutti all'inferno. Ma è Don Bosco che confessa, eh? Sentito? Beh, ricordati di quello che ti ho detto e appena ti lasceranno libero, vienmi a trovare. Ciao, Luciano. Don Bosco. Ho sentito. È un condannato a morte. Lasciaci solo. Don Bosco. Figlio mio. Metti le tue mani tra le mie. Così.
Ti senti più calmo ora? E allora di con me. Ave Maria. Ave Maria. Grazia plena. Grazia plena. Dominus tecum. Dominus tecum. Benedicta tu. Don Bosco, utopie sono queste. Il mondo è fatto così. Ci sono i poveri, ci sono i ricchi. Eppure, mio caro Tonin, qualche cosa si deve poter fare. Ancora non l'ho bene chiaro in mente, ma sono sicuro che con l'aiuto di Dio ci riuscirò. Lavoro e domani gli esami di licenza. Ma ti rovinerai la salute. Bene, bene. E mi pare che basti, eh? Dunque, Bosco Giovanni. Plusquam optime, eh? Bravo, Bosco. Il consiglio dei professori ti dà la licenza con la qualifica di plusquam optime. Grazie. Ed ora, cosa farai? Torni a casa tua? No, vorrei entrare in seminario. In seminario? I filosofi ammettono la verità di questa tesi, che cioè il desiderio di felicità è posto in noi dalla natura. È l'alfa e l'omega di tutti i nostri desideri. È il principio e il fine di tutta l'attività umana. Oh, allora, per la prossima lezione vi preparerete sopra il primo articolo del capitolo 4. E tu, Bosco, come al solito, raccoglierai e mi consegnerai gli appunti fatti sul quaderno. Sì, signore. E adesso, come allo mio, non ti metterai subito a studiare. Vieni con me in cortile a fare quattro corse. No, non mi sento di correre. Ma non capisci che sarebbe l'unico rimedio per curare la tua debolezza? Andiamo. San Bernardino di Siena secondò valorosamente lo zelo della Beata Vergine Colletta. I frati minori che praticavano la loro regola sotto alcune clausole e dispense ottenute dalla Santa Sede portarono dopo il pontificato di Innocenzo IV il nome di frati conventuali. Bernardino, senza riguardo a questa specie di possesso, concepì il disegno di richiamare... Memoriam fecit meruvium suorum, vigericus et miserabar dominus. Et est adet et manet et usset.
Gloria Patri et Filio Spiritui Sancto. Benedictus Deus in donis suis et Sancto Signorum Superbus suis Spiritus Regno in secolo. Signor Dottore, comando si sette mani. Salvatore, andiamo a cercarlo. Presero poi i regali da portare a Gesù Bambino, i regali a loro apposta per far dispetto a me. E non è la prima volta che ti diverti a darmi noia. E nemmeno l'ultima. Può darsi, ma questa volta una lezione te la voglio dare. Ma che lezione vuoi dare? Tu sei buono solo a fare la predica. Sì, Senti, se tu mi avessi parlato così qualche giorno fa, io ti avrei messo a posto con questi. Oggi invece voglio fare altrimenti. Cioè? Cioè così. Voglio farti vedere che a far prediche mi son fatto polmoni buoni. E che le gambe le ho migliori delle tue. Ma va, non ho tempo da perdere. No, no, troppo comodo. Invece guarda, vedi quella bella strada laggiù? Ci faremo una bella corsa. Se vinci tu mi dirai buona nulla. Se vinco io... Sentiamo cosa farai. Se vinco io la predica, verrai a leggerla tu. Va bene, andiamo. Ma che cavolo!
Sei persuaso che lui non l'ha fatto apposta e che se tu non l'avessi provocato, ora non saresti qui? Eh? Dimmi, ti sei persuaso? Sì, però lui non Ma doveva... Ma che però? Ti ripeto che lui è molto addolorato e tu non gli devi negare il tuo perdono. Ora vado a trovarlo in prigione e gli dirò che quando vi ritroverete, vi stringerete la mano da buoni amici. Voi altri! Condacci! Su i piedi! Don Bosco, io vado a dire agli altri che lei è arrivato. Va bene. Ho una buona notizia da darti. Silenzio! A dove vi credete di essere? All'osteria? Rasa Firpe! Ma io l'ho che vuol confessesse. C'è nessuno che vuol fare la confessione. Sono a me che importasse da morire, papà. Chiacati, un culo grinta. Oramai anche a camminare faccio metà con te. Ma
Caro Rua, fra poco sarai solo a fare tutto. Sono tanto stanco. Ma perché non si prende un po' di riposo? Riposo? Sì. Le mie vere vacanze stanno per cominciare. Oh, Don Bosco, cosa dici adesso? Sì, a Don Bosco non resta che fare una buona conclusione. Siediti, siediti, Rua. E non ti spaventare. Le fatiche e i sacrifici saranno molti. Ma pensa che qui siamo nella piccola cascina Pinardi, dove 40 anni fa la mia buona mamma, entrando per la prima volta, mi ha dato questa chiave. È proprio quello che cercavo. Grazie. Beh, se proprio ha la vocazione. Ah, per questo non c'è dubbio. Va bene, mandiamola a Chieri. Lì la scuola c'è, il seminario c'è, ma le spese chi le farà? Qualche santo provvederà. Speriamolo, perché io con l'annata che abbiamo avuto, più di quanto ho fatto proprio non posso. È permesso? Avanti. Papà, manda questo per Giovannino. È grano. So che anche i vicini manderanno dei regali. Diventare un buon prete ne è anche troppa di roba. E adesso andiamo, che se devi essere a Chieri stasera non c'è tempo da perdere. Duma, nonna. Antonio. Ciao, Giovanni. E se mi sono sbagliato, tanto meglio. Al Brown, eh? Thank you.
preferisco libero, Don Bosco, e apprezzo molto le sue teorie, ma ho i miei dubbi sulla loro pratica. Eccellenza, sono io qua apposta per dargliene la dimostrazione. La proposta che lei ha fatto di condurre a spasso i 300... Bosco Giovanni. Bosco. Bosco. Ma sei figlio di Margherita? Sì, signore. Ah, non t'avrei riconosciuto. E tu non ti ricorderai di me. Eri tanto piccolino quando io venivo a casa tua, prima che morisse il tuo povero padre. Bravo, Giovannino. Chissà quell'uccellino quanto ti sarà riconoscente. Cosa leggi? Ah, il catechismo. Bravo, bravo. Allora vai a scuola. Ma signore? No, come no? E perché? Perché mio fratello Antonio non vuole. O come sarebbe a dire non vuole? Dice che io devo lavorare nei campi con lui. Oh, ma è un bel tipo. Ma tu avresti voglia di studiare? Io sì. Sei proprio sicuro? Sì, sì. Sì? Beh, allora senti, uno di questi giorni vieni a trovare alla canonica, su, a Murialdo. Domanda di Don Calosso. Vedremo subito se hai voglia di studiare. E se sarà vero, parlerò io con tuo fratello. Hai capito? E poi lascia fare a me. Addio. Giovannino, non dimenticarti, t'aspetto. Va bene. Margherita! Ciao Michele! Andiamo alla fiera domenica? Sì, andiamo! Vengo a prenderti alle 6, va bene? È troppo presto? No, va benissimo! Ciao Michele! Bene, bene! In gamba, eh! Ciao Margherita! È mia sorella! È quasi pronto. Siediti intanto. Spettator non prontes multes simul. Mi voleva bene, come un padre. Hai visto quei tre parenti come sono venuti di corsa? Saranno stati 10 anni che non si facevano vedere. Sì, Giovannino. Vieni un momento di là. Di un po', Giovannino. Don Calosso non ti ha consegnato niente prima di morire, eh? Non ti ha parlato di me, dei suoi nipoti. Mi ha dato questa chiave. È proprio quello che cercavo. Grazie. Thank you.
Beh, se proprio ha la vocazione. Ah, per questo non c'è dubbio. Va bene, mandiamola a Chieri. Lì la scuola c'è, il seminario c'è, ma le spese chi le farà? Qualche santo provvederà. Speriamolo, perché io con l'annata che abbiamo... E così a scopare siamo noi contadini, vero? Ma la vuoi finire di prendertela con quel ragazzo? Che cosa ti ha fatto, eh? Niente. Però dico che se dura ancora un po' questo tempo, di pane ce ne sarà poco quest'inverno. E quel poco se lo mangerà chi se lo sarà guadagnato. Ecco quello che ho. Guarda un po'. Sembra che esageri. Sente meglio? Oh, che cosa? Niente. Tra poco poi starò benone. Voi donne, andate di là un momento. Andiamo, vieni. Senti, senti, prendi, prendi. Ma come, Giovanni? Ancora in piedi a quest'ora? Sei matto? Di giorno lavoro e domani ho gli esami di licenza. Ma ti rovinerai la salute. Bene, bene. E mi pare che basti. Dunque, Bosco Giovanni, plusquam optime, Bravo Bosco, il consiglio dei professori ti dà la licenza con la qualifica di plusquam optime. Grazie. Ed ora, cosa farai? Torni a casa tua? No. Vorrei entrare in seminario. In seminario? Thank you.
i filosofi ammettono la verità di questa tesi, che cioè il desiderio di felicità è posto in noi dalla natura. È l'alfa e l'omega di tutti i nostri desideri. È il principio e il fine di tutta l'attività umana. Oh, allora, per la prossima lezione vi preparerete sopra il primo articolo del capitolo 4. E tu, Bosco, come al solito, raccoglierai e mi consegnerai gli appunti fatti sul quaderno. Sì, signore. E adesso, come lo mio, non ti metterai subito a studiare. Vieni con me in cortile, fare quattro corse. No, non mi sento di correre. Ma non capisci che sarebbe l'unico rimedio per curare la tua debolezza? Andiamo. Non nobis sed patrie vivamus. Multi non dominum. Dominus. 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 Mente hominis spectator. Non frontes multes simul. Gli voleva bene come a un padre. Hai visto quei tre parenti come sono venuti di corsa? Saranno stati 10 anni che non si facevano vedere. Sì, Giovannino. Vieni un momento di là. Di un po', Giovannino. Don Calosso non ti ha consegnato niente prima di morire, eh? Non ti ha parlato di me, dei suoi nipoti. Mi ha dato questa chiave. È proprio quello che cercavo. Grazie. Per farti studiare, né? Don Calosso, zitto, io... Zitto. Hai studiato la lezione per oggi? Sì. E allora mettiti al mio tavolo. Lì c'è il mio libro. Leggi. Non nobis sed patrie vivamus. Multi non dominum. Dominus. 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 Mente hominis
spectator, non prontes, multes, simul. Le voleva bene, come a un padre. Hai visto quei tre parenti come sono venuti di corsa? Saranno stati 10 anni che non si facevano vedere. Sì, Giovannino. Vieni un momento di là. Di un po', Giovannino. Don Calosso non ti ha consegnato niente prima di morire, eh? Non ti ha parlato di me, dei suoi nipoti. Mi ha dato questa chiave. È proprio quello che cercavo. Grazie.